Siano lodati Gesù e Maria. Chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Abbiamo sentito questo celebre slogan, questa celebra massima, aforisma di nostro Signore Gesù Cristo che dà un po' il là a questa celebrazione. Questa celebrazione è una esaltazione dell'umiltà e una stigmatizzazione dei difetti opposti all'umiltà, che sono l'orgoglio e la superbia, che sono tanto, tanto, tanto invisi al Signore. Il Vangelo ci presenta un episodio abbastanza comprensibile, facilmente comprensibile. L'invitato, che si fa mettere vicino a una persona ragguardevole, arriva al padrone di casa e gli dice: guarda, questo è più importante di te, fatti da parte. E manifesta quella tendenza, sapete che etimologicamente superbia viene da superbios, cioè una vita super, cioè al di sopra, io mi sento superiore agli altri e manifesto questo mio sentirmi tale prendendomi da me stesso questa superiorità, manifestandola, imponendola, esigendo che sia in qualche modo dagli altri riconosciuta. E Gesù dice: attenzione, quando fai così corri il pericolo che poi tu venga messo all'ultimo posto. Sapete benissimo che c'è un proverbio popolare che dice che chi si loda si sbroda. Se ci fosse qualcosa di buono in noi, e sarebbe meglio che ci pensassimo poco alle cose buone che sono in noi, perché sono molto poche, bisogna che siano sempre gli altri a dirle, non noi. Capite? I grandi maestri di spirito dicevano: riguardo noi stessi, meno si parla e meglio è, perché se parliamo in bene siamo superbi, ma se pure parliamo in male cominciamo a dire: ma sai, io sono un peccatore perché non faccio niente dritto, potremmo essere dei falsi umili, perché uno dice che c'ha tanti difetti, che è un grande peccatore, perché si aspetta che chi gli sta vicino dice: ma no, dai, non te la prendere così, in fondo sei tanto bravo, guarda che hai fatto questa cosa, ha fatto tanto bene. Quindi meno parliamo di noi stessi meglio è. E quando invece si parla del prossimo, questa è legge assoluta, del prossimo si parla solo in bene. Quindi, per evitare di alimentare la nostra malsana superbia, prima regola è: di me non si parla, del prossimo solo in bene, del più e del meno non c'è problema, con moderazione. Dopo aver detto questo, Gesù invita, attenzione che adesso permettetemi una piccola battutina che il nostro Signore tanto sicuramente non si offende, no? Dice: quando fai un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, o i tuoi parenti, o i ricchi vicini. Attenzione, se ce l'abbiamo qualcuno dei nostri parenti, ci ha visto che è scritto nel Vangelo, Gesù ha detto che non bisogna invitarli a pranzo o a cena, capite? Attenzione, non dice questo. Quindi invitiamo certamente i nostri familiari, i fratelli, gli amici, ma sta dicendo: attento a non avere timore di farti commensale dei poveri e degli ultimi. E attento anche, ecco, che nei tuoi inviti non ci sia, voi sapete benissimo come funzionano le regole nel cosiddetto jet set, no? Nella società, nella società bene, io faccio una cena e se tu hai invitato a cena, a tutt'dopo ti devi sdebitare, mi devi reinvitare a cena a tua volta, no? Questa logica mondana il Signore ci chiede di superarla. Certamente dobbiamo anche saper vivere in mezzo alla gente, ma dobbiamo certamente non avere paura, ecco, di farci commensali e di farci poveri con i poveri, ultimi con gli ultimi, di stare con tutti, capite? Ecco, questa è una cosa che fa molto onore. Ora, un grande elogio dell'umiltà e della mitezza la fa la prima lettura. Vorrei questa seconda parte di questa breve riflessione riprendere con voi alcuni pezzi magistrali della prima lettura e poi concludere con due consigli, solo due, perché se a qualcuno gli venisse voglia di essere un pochino più umile, dice: vorrei essere un pochino più umile, come faccio? Dopo questa breve escursus sulla prima lettura vediamo come si fa e poi concludiamo. Allora, la prima lettura ha detto una cosa molto bella: compi le tue opere con mitezza. La mitezza è una cosa bellissima. Quando noi pensiamo al mite e all'umile, ricordiamo cosa ha detto Gesù nel Vangelo: imparate da me, ricordate quella frase, che sono mite ed umile di cuore, sono due virtù che vanno insieme. La persona mite è una persona affabile, cordiale, gentile, dolce, calma,
educata, che anche quando fa qualcosa di bello, di buono, lo fa con garbo, non lo fa pesare. Sono delle virtù, tra l'altro, se noi ci pensiamo, molto molto belle, non sono soltanto molto gradite a Dio, ma sono anche molto gradite agli uomini, perché ci rendono veramente gradevoli nei confronti del prossimo. E poi dice un'altra cosa: quanto più sei grande, attenzione, tanto più fatti umile. Vedremo poi un sistema per farci umile. Può darsi che qualcuno sia grande veramente, ci sono i grandi della terra, no? Il presidente degli Stati Uniti è un grande della terra, punto e basta. Il Papa è un grande della terra, punto e basta. Un cardinale è un grande della Chiesa, punto e basta. I governanti, oppure anche i grossi influencer della vita economica o della vita del web, no? Sono grandi. Bene, sei quello, e quanto più sei grande, tanto più fatti umile, attenzione, perché troverai grazia davanti al Signore. Cosa disse l'Arcangelo Gabriele alla Madonna, vi ricordate? Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. E cosa ha detto la Madonna nel Magnificat? L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Perché? Perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Perché la Madonna ha trovato grazia davanti al Signore? Perché pur essendo la più grande di tutti, guardate che la Madonna è la numero uno, tra gli enti creati la Madonna è la numero uno, perché è seconda solo a Dio, ma lei si sentiva l'ultima di tutti. E non si sentiva l'ultima di tutti come un atteggiamento, come dire, elegante, dice sì sì, faccio finta di essere l'ultima di tutti, però insomma io sono madre di Dio, fermi tutti. No, no, la Madonna si sentiva davvero e si sentiva assolutamente graziata per aver avuto tutti quanti i doni che gli ha dato il Signore. Prosegue la prima lettura: molti sono gli uomini orgogliosi e superbi, ma ai miti Dio rivela i suoi segreti. Perché grande è la potenza del Signore e dagli umili è glorificato. Perché è glorificato dagli umili? È una cosa molto semplice. Supponiamo che io ci avessi 30 lauree, d'accordo? E fossi Papa. E tu chi sei? In confronto al nostro Signore, pure se c'hai 30 lauree e sei Papa, sapete che per chi ci crede non esiste autorità più grande sulla terra del Papa. Oggi non ci credono sicuramente molti molti laicisti, allora si può pensare all'autorità più grande che esista da un punto di vista laico. Ma se anche fossi questo, ma dinanzi a Dio, questo che cos'è? Zero, capite? E meno che niente. Cioè, noi non abbiamo, dimentichiamo molto spesso il senso della grandezza e dell'onnipotenza di Dio. Spero che abbiate fatto tutti quanti delle buone vacanze in quest'estate, no? Ma quando si va in vacanza ci sono tanti motivi per santificare. Io nei giorni scorsi ci davo per qualche bosco, vi confesso la mia ignoranza, per tutti quanti questi bellissimi alberi, fiori coloratissimi. Dico, mamma quanto sono ignorante, io non so distinguere un pioppo da una quercia, ma lì ci sono migliaia e migliaia di specie, gli scogliattolini che si arrampicavano sull'albero, i cerviatti che... Cioè, capite? Pensate soltanto a un bosco. Chi l'ha fatto tutta quella roba lì? E chi ha regolato tutti quanti i meccanismi, capite, di crescita, di nutrizione, tutti quanti quegli esseri? C'è un'intelligenza che è assolutamente... Capite? Di che vogliamo parlare? E se io ci avessi 30 lauree, ma confronto alla scienza di Dio, è meno che zero, capite? Ecco perché dagli umili è glorificato, perché se tu sei qualcosa, ringrazia il Signore che te l'ha dato, capite? Ma ricorda sempre che dinanzi a tutto quello che potremo essere, siamo meno che nulla. Ecco perché il Signore è glorificato dagli umili. E poi conclude: attenzione, per la misera condizione del superbo non c'è rimedio, perché in lui è radicata la pianta del male. Guai, perché la superbia è il peccato del diavolo. È stato il diavolo che ha voluto sentirsi qualcuno fino a giungere a sfidare l'Altissimo per diventare come lui. Allora chiudiamo i due consigli pratici. Come faccio a diventare umile? Uno è alla portata di tutti, dipende soltanto dalla nostra reazione. Nostro Signore permette in tante circostanze della nostra vita che noi veniamo umiliati. Generalmente l'essere umano, quando viene umiliato, si dice nel parlare comune, sclera, d'accordo? Va su tutte le furie, come ti permetti, come questo, quell'altro, e comincia ad adirarsi, ecco, con Dio e con il prossimo, perché si sono permessi di umiliarmi, di mortificarmi, di trattarmi male, eccetera, eccetera. Ecco,
Se uno ha un pochino di sapienza che viene dall'alto, quando il Signore permette qualcuna di queste cose, non sclera, ma pensa, perché su questo nostro Signore Gesù Cristo ci ha dato l'esempio, su quell'altra cosa non ce la poteva dare, come vedremo, ma su questo sì. Quanto è stato umiliato il nostro Signore Gesù Cristo? Tanto, no? E questo lo ha fatto non soltanto per riparare i nostri peccati di superbia, ma anche per darci l'esempio, perché guardate che i maestri di spirito dicono che la superbia muore 3 minuti dopo rispetto alla nostra morte corporale, il cuore cessa di battere, ma la superbia continua ad aleggiarci intorno per altri 3 minuti, ce l'abbiamo tutti quanti. E questo cancro, per essere sradicato, c'ha bisogno del bisturi divino, e il bisturi divino sono le umiliazioni che il Signore ci manda. Quindi quando arriva un'umiliazione, anziché adirarsi o ribellarsi, è bene accoglierla, ringraziando il Signore che ci rende un pochino simili al nostro Signore Gesù Cristo, che molto è stato umiliato, non soltanto per la nostra salvezza, ma anche come il nostro esempio. L'altra la possiamo fare soltanto noi, non l'hanno fatta né Gesù Cristo né la Madonna perché non potevano. Come faccio io a esercitarmi nell'umiltà? Guardate che c'è un sistema molto bello, molto difficile e molto efficace. Sapete qual è? Imparare a usare bene il sacramento della confessione. Come ci confessiamo e quanto ci confessiamo, ma soprattutto come ci confessiamo. Pensiamo tutti quanti, quando ci confessiamo, cosa andiamo a dire al prete, ma anche non soltanto cosa andiamo a dire al prete, cosa c'è nel nostro cuore. Se la prima preoccupazione è: io non ho fatto quasi niente, e quel poco che ho fatto più o meno è tutto quanto giustificato, sì, perché mi sono arrabbiato, però mio marito ha fatto in bestia lì, quindi è normale che mi sono arrabbiato, quindi fondamentalmente è peccato mio marito. Io certamente poi mi sono un pochino arrabbiato, ma non troppo, però, capito? Allora, oppure io pensavo, cioè, allora, voi sapete che la Chiesa ci insegna che oggetto obbligatorio della confessione sono i peccati gravi commessi con piena avvertenza e deliberato consenso, cioè gli altri sono raccomandati, quelli più piccoli, capite? Ma pensate a quanta fatica che si fa a confessare o a tirare fuori certe cose, no? Pensate per esempio ai peccati di pensiero, lo dicevo qualche giorno fa durante una meditazione. Esternare al confessore un pensiero brutto che ci abbiamo avuto, chiamandolo per nome e cognome, guardate che è molto umiliante. E attenzione, e a chi, con chi mi confesso? Voi sapete che nelle parrocchie, vi confido un segreto da parroco, molte volte i fedeli non si confessano dal parroco per 2 motivi. O perché il parroco non è molto simpatico, d'accordo, oppure per vergogna, capito? Perché il parroco ti conosce, capito? Allora tu dici: mamma mia, non posso andare a dire sta cosa, perché dopo chi lo sa che pensa di me? Attenzione, questo è legittimo, non c'è nessun obbligo di confessarsi dal parroco, è legittimo ed è anche comprensibile. Ma se io voglio crescere nell'umiltà, proprio perché mi vergogno e perché devo superare questa difficoltà, chi lo sa cosa il parroco pensa di me, ci vado a confessare apposta. Se io voglio proprio dare un bel pestone alla mia superbia e al mio orgoglio, spero che riesco a farmi comprendere, no? Questo è un aiuto per noi, perché questo sacramento è una grandissima medicina, perché nessuno di noi si diverte a confessare le proprie colpe, e tirare fuori, aprire la propria coscienza è un'esperienza umiliante per tutti. Ma guardate che quanto più e quanto meglio ci confessiamo e quanto più cooperiamo con l'azione di Dio a raggiungere questa bellissima virtù. Noi abbiamo come esempio Gesù e Maria e siamo sempre in cammino verso questa virtù. Pensiamo a quanto è bello quando conosciamo una persona che è veramente mite ed umile. Io qualche persona mite ed umile l'ho conosciuta. Sono persone meravigliose, stupende, non soltanto graditissime al Signore, ma anche bellissime ai nostri occhi, e che ci rendono davvero bella e gradevole la vita. Bene, chiediamo a Maria Santissima, l'umile per antonomasia, colei alla cui umiltà Dio ha guardato ricolmandola di grazia, che ci aiuti ad essere attenti e solleciti, ecco, nel lasciarci umiliare da Dio, accogliendo con amore le umiliazioni che gli permette nella nostra vita, e nel cooperare con Lui a questo splendido e a volte faticoso cammino che ci porti verso una profonda, vera e sincera umiltà di cuore. Siamo lodati Gesù. Amen.